Sì, siamo sulla via Francigena, la via degli Abati. Senti, andiamo a vedere il tuo orto? Bene. Io quest'anno ho fatto tre tipi di patate, ho messo la Canne Bec, pasta bianca, ho messo la Desirée, pasta gialla, e ho messo la Sultana, che è una pasta gialla, e su 75 kg di semenza ho tirato su quasi 5 quintali di patate. Io zappo la terra via aprile, marzo, e poi metto giù le patate a distanza di 50 cm l'una all'altra, e dopodiché metto sopra il fieno, ma il fieno deve essere almeno 50 cm di altezza. Siete qualsiasi tipo di fieno. Qualsiasi tipo di fieno si mette sopra e dopo si lascia tutto riposare, la patata germoglia sotto, viene fuori dal fieno, buca e fa la fioritura di malattia perché non Il c'è, fieno disinfetta. disinfetta, quindi è ottimo come risultato. Ascolta, quindi niente, con un po' di concime ce l'hai messo. No, io ho vangato il terreno a ottobre e con l'etame sotto e basta. Ascolta, e poi quello che avanza di questo fieno marcio cosa ne fai? Quello che avanza io faccio del composto che poi lo uso per il giardino. Quindi un'economia circolare perfetta perché tu non fai rifiuti, usi il fieno che qua adesso si butterebbe via perché non vale più niente e Viene fai una delle bella patate splendide. Sì. Guarda che patata, cosa sarà, mezzo chilo? Non un po' meno. Due, quattro, sei, otto, 13, 14, 15, una pianta ha dato 15 patate. Quest'anno sono andate molto bene, ha dato una bella resa, visto anche il tempo umido che c'è stato. Questo è favoloso, guarda. Questo è favoloso, guarda, guarda, guarda. Guarda. Proprio fino, butto via. Questo